Noi lo proviamo perché il governo se ne vada a casa il più in fretta possibile, ma ci sono due ministri che se ne dovrebbero andare a casa subito. Il primo è Bondi e la seconda è la Gelmini. Perché? Perché forse il tratto peggiore di questo governo è il taglio dei fondi alla cultura e il taglio dei fondi all'istruzione pubblica. Perché queste due cose ci dicono che cos'è il berlusconismo. Il berlusconismo è un sistema di gestione autoritaria dell'impoverimento del paese, e per poter controllare l'impoverimento c'è bisogno di rendere la gente più ignorante e quindi di tagliare i fondi per la scuola pubblica, perché non tutti devono poter andare all'università, questa è l'idea, perché chi si laurea poi ha più strumenti per discutere, per far valere i propri diritti, chi rimane ignorante ne ha di meno. E dall'altra il taglio dei fondi alla cultura, perché l'idea che ricorda un po' il rogo dei libri che facevano nel secolo scorso le dittature, e l'idea che la cultura sia pericolosa perché aiuta la gente a pensare con la propria testa. L'idea di questo governo è che la cultura è il rimbambimento televisivo praticato giorno dopo giorno, ripetendo i Grandi Fratelli, questo programma, quell'altro di intrattenimento, in cui l'intrattenimento diventa la modalità di gestione della tua formazione personale. Ecco, mandare a casa Bondi e mandare a casa la Gelmini vuol dire basta a quest'idea che l'Italia, oltre a impoverirsi materialmente, oltre a vedere aumentare lo sfruttamento, deve anche rimbecillire la sua gente per poterla controllare meglio. Basta. Per questo diciamo Bondi a casa e Gelmini a casa.